Ah, beh, interessante. Non lo sapevo. Ciao, sono in zona, posso passare per un boccone? Oh, e adesso che cosa mi invento? Mi è venuta un'idea. Oh sì. Fagottini di pasta brisè. Per 4 persone dovremmo utilizzare un rotolo di pasta brisè, 2 fette di prosciutto cotto, del sale, del pepe nero, 3 fette di formaggio, una zucchina di medie dimensioni e poi un uovo che è stato semplicemente sbattuto con una forchetta per amalgamare il tuorlo e l'albume. Innanzitutto vado a eliminare le estremità dalla zucchina. Prendo poi una grattugia e passo la verdura per ottenere dei piccoli bastoncini come questi, tutti della stessa larghezza e lunghezza. Le zucchine le vado ad inserire all'interno di un padellino antiaderente per non utilizzare olio, burro o qualunque altro tipo di grasso. Aggiungerò però del sale e del pepe, non solo per insaporire. Il sale, infatti, farà perdere tutta l'acqua alle zucchine in maniera che durante la cottura in forno non vadano ad umidificare troppo la pasta brisè. Lascio quindi cuocere la verdura per circa 5-6 minuti, non di più. Una volta cotta, farò raffreddare un po' la verdura all'interno di una ciotola. Poi aggiungerò il prosciutto e il formaggio, tagliato grossolanamente con le mani. Mescoliamo il tutto con un cucchiaino. Con l'aiuto di un coppapasta vado a tracciare e a formare dei piccoli dischetti sulla pasta brisè. Il dischetto lo vado poi ad appiattire delicatamente con un mattarello su della carta da forno in maniera che non vada ad attaccarsi alla base. Al centro posiziono un po' di ripieno, circa un cucchiaino. Tutti i lati li vado ad umidificare con l'uovo sbattuto e poi delicatamente, aiutandomi con un coltello, vado a richiudere il fagottino. Io gli darò una forma quadrata, ma si possono fare di qualunque tipo di forma, per esempio mezzaluna, rotondi, quadrati, rettangolari, come più vi piace. Assicuriamoci di chiudere però molto bene tutti i lembi. Sistemo tutti i fagottini sopra una teglia ricoperta da carta forno e vado a cospargere la superficie con un po' di uovo sbattuto. Li infornerò poi per circa 15-20 minuti a forno già caldo a 180 gradi. Ecco la mia ospite. Ciao! Ora dobbiamo assaggiarli, accompagnandoli con un buon vino bianco. Veramente buoni. Grazie, grazie.